Allora, torniamo invece adesso a occuparci ancora una volta di mercato immobiliare. Ci sono nuovi numeri che caratterizzano la giornata. Secondo l'Istat, il valore della casa nel 2022 è salito del 3,8%. Ad esempio, Assutenti dice che per comprare una casa a Milano serve qualcosa come 17 anni di stipendio. Sentiamo cosa ne pensa il settore. Abbiamo invitato Giambattista Baccarini, che è presidente nazionale della FIAIP, che è la Federazione Italiana degli Agenti Immobiliari professionali. Buonasera, buonasera Presidente Baccarini. Allora, è un dato che ci deve far preoccupare, cioè ci aiuti a contestualizzarlo, un più 3,8% sul valore delle case, è qualcosa di positivo, è qualcosa di negativo, ha degli elementi che ci devono far preoccupare, ha degli elementi che implicano qualcos'altro? Beh, buonasera a tutti innanzitutto. Sicuramente ci sono, da una parte c'è un aspetto positivo perché ancora una volta si conferma l'investimento immobiliare come un investimento tra i più ricercati, più sicuri in assoluto, diciamo che mantiene e tiene gli effetti inflattivi, no? Quindi c'è il calo del potere d'acquisto della moneta, diciamo aumenta un pochino tutto e quindi aumentano anche i prezzi. Bisogna anche però dire che i prezzi aumentano, ma in linea generale, di media, soprattutto nei grandi centri urbani, come accennava lei, Milano, Bologna, Firenze, Torino, su tutti. Però ecco, bisogna sempre valutare tantissimi elementi quando si va a periziare, a valutare un immobile, perché dipende dall'ubicazione, dall'orientamento, dalla consistenza, dalla finitura, da tanti aspetti e dal contesto dei servizi. Quindi proprio per questa ragione credo che sia particolarmente opportuno in questa fase, dove c'è una certa complessità, affidarsi degli operatori professionali, degli agenti immobiliari che riescono a valutare al meglio l'immobile. Quando leggiamo una stima come quella che ho citato sul fatto che per comprare una casa nel centro di Milano servono 17 anni di stipendio, no? Ci dobbiamo preoccupare del fatto che la famiglia media italiana, lei dice giustamente che la casa è il bene rifugio primario, che è qualcosa a cui nessuno vuole rinunciare, è un investimento a cui tutti pensano, però se veramente il valore è questo, rispetto ovviamente al potere acquisto degli italiani, diventa anche un valore, un bene irraggiungibile. Ma anche qui credo che necessitino delle politiche governative attive, ovvero secondo noi per esempio è assolutamente prioritario mettere in campo un piano nazionale sull'immobiliare, in particolar modo sulla casa, dove si possano e si debbano prevedere delle linee guida comuni di modo che tutte le amministrazioni comunali possano da una parte mettere in campo un piano strutturato di edilizia pubblica sociale convenzionata che consenta di evitare di introdurre delle norme liberticide che sono quelle che vanno a limitare il diritto del proprietario di affittare liberamente l'immobile, invece consentono di offrire pubblicamente case appunto a chi non ha la possibilità di comprarla a dei prezzi convenzionati oppure a canoni calmierati per chi ha solamente la possibilità di andare in affitto. Nello stesso tempo servono dei criteri incentivanti per l'iniziativa privata che da una parte siano di natura tecnica, quindi cubatura, quando vado a demolire posso ricostruire magari con un piano in più, e dall'altra di natura fiscale, quindi degli incentivi che consentano di limitare questa tassazione che sappiamo ha raggiunto oltre 50 miliardi di carico tributario all'anno che incide appunto sulla casa. Senta, un'ultima domanda le faccio, Presidente Baccarini. Sappiamo che ovviamente la possibilità di acquistare una casa è strettamente legata anche all'onerosità di un mutuo, no, per gli italiani, e sappiamo che l'istituto del mutuo è particolarmente attenzionato in queste ultime giornate e settimane per via di tutto quello che stiamo raccontando a livello globale, la crisi bancaria, i fattori ovviamente che arrivano dai tassi di interesse europei. Ecco, voi siete preoccupati da questo, cioè se i mutui diventeranno particolarmente onerosi, diventerà un ulteriore problema per il mercato immobiliare? Su questo siamo moderatamente preoccupati, perché è vero che i tassi di interesse aumentano, però è anche vero che ad oggi per esempio un tasso fisso rimane comunque intorno al 3%, quando ricordiamo 18-20 anni fa si andava intorno al 5, al 6 e per non andare a fine anni 80 intorno al 18-20%. Sicuramente gli aspetti che ci preoccupano di più sono una criticità e una rigidità nei criteri di accesso al credito. Nello stesso tempo teniamo conto che dopo tanti
anni le banche hanno una ritrovata convenienza nel concedere, nell'erogare mutui e i risparmi delle famiglie italiane, ricordiamolo, sono cresciuti anche l'anno scorso a 1.800 miliardi tra depositi vincolati e liquidità nei conti correnti. Credo che l'investimento a cui saranno indirizzati questi risparmi, proprio perché gli investimenti di carattere finanziario sono rischiosi e poco sicuri, dall'altra invece quello immobiliare dà delle garanzie, come dicevamo prima, anche di ottimi rendimenti in campo locativo. Chiarissimo, grazie a Giambattista Baccarini, presidente nazionale della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionisti. Buon lavoro, presidente, anche con lei appuntamento più avanti nelle prossime settimane.